Giuseppe Todino, ancora un rinvio per il campo basso contro il Matelica, si giocherà infatti mercoledì 18 marzo. Sì, questo è il secondo rinvio, l'altra volta con il Termoli, ora col Matelica. Diciamo che la volta scorsa ha portato bene contro il Termoli, spero che questo recupero ci porterà bene anche con il Matelica. Niente, ora abbiamo questo mese difficilissimo, ci stiamo preparando al meglio per queste partite e speriamo di fare più punti possibili per il nostro campionato, per raggiungere i playoff. Domenica prossima in casa del Castelfidardo incontrerete una squadra vogliosa di far punti per evitare la zona play-out, una partita come tutte quelle che seguiranno adesso nella seconda parte di campionato molto ostica e difficile. Sì, secondo me le squadre che ora devono far punti per salvarsi sono le più difficili da affrontare, quindi domenica a Castelfidardo sarà una battaglia, come abbiamo già visto purtroppo con la Fermana e con il Pesaro, e abbiamo vinto al 90esimo, e sono partite difficilissime, quindi ripeto, questo mese sarà difficilissimo e niente, dobbiamo arrivare per Pasqua facendo più punti possibile, dove dobbiamo raggiungere l'obiettivo playoff. Dopo il Castelfidardo invece ci sarà appunto il recupero contro il Matelica e poi arriverà domenica 22 marzo la capolista maceratese qui, che sta ancora continuando il suo campionato da schiacciasassi con una piccola battuta d'arresto, se così si vuole chiamare, sabato scorso nell'anticipo contro il San Nicolò, dove ha ottenuto soltanto un pareggio. Sì, la maceratese sappiamo che è la squadra più attrezzata di questo campionato, lo sta dimostrando. E niente, noi ce la metteremo tutta per vincere la partita, penso che in casa noi diciamo la nostra, abbiamo perso solo contro il Fano, quindi pure noi siamo una squadra dura da affrontare in casa. E ci prepariamo al meglio non solo con la maceratese, con tutte queste squadre che dobbiamo affrontare, sperando che arriveremo a fine campionato con l'obiettivo che ci siamo posti sia terzo, quarto o quinto posto, però dobbiamo entrare nei playoff, meglio più alti in classifica, così li affronteremo in casa i scontri diretti.